Buon pomeriggio a tutti, siamo qui, lo sapete tutti, però ve lo ripeto per riflettere su un fenomeno che, per esempio, io sono nato, come dicono tutti, a metà del secolo scorso, quando ero ragazzo sarebbe stata materia inimmaginabile, cioè un intervento nello spazio pubblico di fatto di creatività e di spesso grande arte e che pone dei problemi enormi di comprensione dell'avvenimento, di valorizzazione, di tutela, di restauro, di protezione, di sottrazione all'idea di vandalismo e potremmo continuare molto. Va a merito dello studio legale ILEX aver posto il problema in questi termini così di riflessione e di comprensione. E credo che sia giusto che gli addetti ai lavori che si occupano del presente, ma anche guardano inevitabilmente in prospettiva verso il futuro e quindi le nuove generazioni, pongano la questione che è anche normativa, oltre che estetica, artistica, di gusto collettivo, perché lo spazio pubblico è qualcosa che ci riguarda, che incide fortemente sulla qualità della nostra vita. Quindi sono scelte che riguardano tutti noi. Dire questo sinteticamente perché gli interventi sono tanti, abbiamo pregato tutti di contenersi entro massimo 8 minuti per dare spazio a tutti e non rendere la cosa troppo inutilmente pesante e magari ripetitiva. Vorrei ricordarvi che alla fine di questo incontro, molto gentilmente, gli organizzatori offriranno un cocktail momento di rilassamento, di relax collettivo e poi sarà possibile visitare la mostra da sketch a muro con tranquillità. E quindi io darei subito la parola a una persona che conosco da tanti anni, che è uno straordinario professionista, lo conosco nei suoi diversi incarichi e ovviamente adesso occupa un posto di primo rilievo panorama della conservazione di questo paese perché guida niente di meno che l'Istituto Superiore, una volta era l'Istituto Centrale, adesso è l'Istituto Superiore per la conservazione del restauro, che è tuttora resta un modello non solo italiano, un punto di riferimento non solo italiano, ma internazionale in materia di conservazione e restauro dei nostri beni. Ciò che quindi c'è un problema di valorizzazione, conservazione dell'arte, della cosiddetta street art nello spazio pubblico. Ecco, qual è il tuo orientamento e qual è l'orientamento in generale della struttura che